Siamo con Maria Teresa Venditti, lei è stata sceneggiatrice anche dell'opera cinematografica Suicidio Italia, storie di estrema dignità, vincitrice del Globo d'Oro nel 2013. Oggi coautrice del docufilm Noi siamo l'Italia, storia di un paese che non sa più volare. Stesso impegno, stessa dedizione? Ogni volta che si scrive ci si mette il massimo impegno ovviamente. Questi temi sono temi importantissimi, la ricerca della verità, il documentario per sua natura vuole questo, vuole cercare di spiegare i meccanismi che sono dietro. In questo documentario abbiamo inserito anche una parte fiction e io diciamo ho curato un po' di più la parte fiction, perché per il resto tutta la parte documentaristica c'era Anna Maria Sorbo e Filippo Sordi, e quindi io sono entrata in corsa nella seconda parte. Però sì, l'impegno c'è e spero che le persone, vedendo questo documentario, anche gli altri o tutti i documentari, inizino a capire che bisogna grattare dietro la superficie, perché quello che ci dicono i giornali, il mainstream, spesso, molto spesso, non è la verità.